Inizia la gara proprio in questo istante. Baglione, le finte di Baglione, poi con il mancino mette in aria Provenzano di testa, posizione irregolare segnalata dall'assistente, da rivedere negli highlights. Il gol annullato allo Scordia al 23esimo. Calogero morbido a cercare De Marco, che sbuca alle spalle di Tornatore, aggancia De Marco, voleva il fallo di mano, non c'è fallo secondo il direttore di gara, si lamenta De Marco con l'arbitro, poi ha commesso anche un'infrazione ai danni di Aleo, riesce ad agganciare molto bene, poi va all'indietro dove al rimorchio arriva Messina, il tiro di Messina fuori. Attenzione al movimento di Petrullo che aggancia bene in aria, prova a girarsi, rientra dalle parti di Calogero, il tiro smorzato da un difensore tra le braccia di Pandolfo. L'imbucata immediata per Petrullo che riesce ad agganciare, attaccato da Tornatore, prova a girarsi, va dalle parti di Mondello che ha spazio per il mancino, rientra sul destro in aria Mondello, la palla resta di Mondello, va al tiro, palla messa in corner. Ora Mondello, palla sul mancino, ancora il tiro respinto dal portiere, poi Morabito anticipa Provenzano, Mondello sulla sfera, prova ad andare direttamente dalle parti di Ginagò che può agganciare con l'esterno al vertice, c'è Pantano vicino, Ginagò sceglie un'altra soluzione, cioè andare sul destro e mettere in mezzo dove De Marco prolunga di testa il tiro fuori di Mondello, sarà rimessa dal fondo. Gambino aggancia molto bene, prova a liberarsi di campo che però si frappone fra lui e il pallone, poi riesce anche ad andarsene. Ma finisce qui il primo tempo senza recupero, Scordia 0, Camaro 0, ci risentiremo dopo l'intervallo per il secondo tempo. Ricomincia la gara tra Scordia e Camaro, punteggio sullo 0-0 con lo Scordia che accelera subito con Baglione che carica il mancino, il tiro, Sanné, devia in corner. Palla messa lunga in mezzo, sbuca Baglione, alto. Attenzione a Gambino che prova la volée, palla larghissima alla destra del porta difesa da Sanné, Cappello prova le finte, poi scambia con Mondello, scambia anche con Falcone, palla in area dove sta arrivando Petrullo che scivola, c'è Floridia che può agganciare, prova a fare tutto da solo, poi serve Gambino, la palla sul destro, il tiro di Gambino, illusione del gol, esterno della rete. Si va a vedere Assenzio che riceve lato corto dell'area di rigore all'indietro per Mondello che poi va a mettere lunghissimo dove sbuca Cappello di testa alla sponda per Assenzio che di testa chiama Pandolfo al prodigioso intervento in corner. Il Camaro sfiora il vantaggio con il cross di Mondello, sponda di Cappello per il colpo di testa di Assenzio. Tiro dalla bandierina, Mondello mette in mezzo Cappello di testa alto. Parte Paludetti con il destro, palla bloccata da Pandolfo, parte Mondello, palla sul primo palo, Assenzio prolunga di testa, palla sul fondo, c'è campo, si scambia con Cammarotto, sbaglia l'appoggio Cammarotto regalando il pallone a Floridia, Floridia uno contro uno, frena, rientra sul destro, il tiro, il gol di Floridia al 32esimo, cambia il parziale. Con il gol di Floridia che regala il vantaggio allo Scordia. C'è Mondello che va a cercare direttamente in aria proprio Cammarotto. Lo stacco verso Assenzio, poi Cappello mette in mezzo il colpo di testa alto di Cammarotto che ora andrà a fare, presumiamo, il centravanti aggiunto in questo finale di gara. Assenzio che aggancia con il petto, punta Leo, punta anche Buonapasqua, mette in mezzo dove c'è Cammarotto, Tornatore, la palla resta in area, Paludetti carica il mancino, il gol di Paludetti che al 36esimo prova a riaprire il match. Ancora in gol Paludetti che qui aveva già segnato in campionato, bel volè mancina che nonostante la deviazione di un avversario si insacca, parte Mondello che cerca di servire Assenzio, palla messa fuori, poi tiro di Falcone completamente sballato,
Falcone prova a chiudere sul numero 11, palla dall'altra parte per Licata che aggancia bene e poi frena, va a cercare Provenzano, il gol di Provenzano al 47esimo. Finisce qui il match. Gran gol di Provenzano che va a segnare il gol del 2-1 al pieno recupero nel secondo minuto di recupero, chiudendo il discorso qualificazione. Provenzano, lancio lungo per Sangaré, Cammarotto non riesce a fermarlo, Sangaré la palla sul mancino, il tiro, il gol di Sangaré al 50esimo, anche il 3-1 dello Scordia con il gol del classe 2000 Sangaré, che porta a 3 il conto delle reti. Scordia che vola in semifinale di Coppa Italia. E finisce qui con 30 secondi d'anticipo il match tra Scordia e Camaro. Il Camaro saluta la Coppa Italia dopo la sconfitta odierna.